Eccoci, tornati. Bene. Al via l'edizione targata 2022 del Maggio Castiglionese, la kermesse che vede la partecipazione di circa 40 tra produttori agricoli e attività commerciali legata al mondo dell'agricoltura. Da Castiglion Fiorentino, insomma, si respirerà aria di primavera e di normalità. Il Maggio Castiglionese mancava da 2 anni. Sì, c'è voglia di maggio e anche nello specifico di Maggio Castiglionese qui a Castiglion Fiorentino. Erano tutti punti interrogativi, non più tardi di l'inizio di questo 2022 avevamo dubbi su quello che avremmo potuto fare e come lo potevamo fare. La risposta è questa, è un Maggio Castiglionese molto simile alle edizioni precedenti, però con una forza e una volontà, una voglia da parte di tutte le componenti di questa città di ritornare a riappropriarci della nostra vita. Nessuno avrebbe immaginato la pandemia, la guerra, però a oggi noi pensiamo che la nostra città, il nostro paese, le nostre tradizioni devono essere al di sopra di ogni cosa e quindi le preserviamo rilanciandole anno per anno. Al taglio del nastro era presente anche il sottosegretario al Ministero del Lavoro Tiziana Nisini e il Maggio Castiglionese non è l'unico evento che torna a Castiglion Fiorentino. Il gran galà dello sport città di Castiglion Fiorentino torna il 2 maggio, finalmente dopo 2 anni di stop, torna con 8 premi speciali, si è aggiunto quello, il ricordo del grande Gianni Di Marzio patrocinato dalla Lega di Serie B, e che vede Federico Gatti, un giocatore del Frosinone, ricevere questo premio. Parte tutto, diciamo, la storia, insomma, di questo gran galà con il premio in ricordo del maestro Corrado Viciani e del grande e indimenticabile Fabrizio Meoni. Si sono aggiunte altre 6 categorie e siamo felici perché sostanzialmente dallo sport italiano riceviamo delle adesioni veramente importanti.